Ciao! Allora, oggi sono davvero felice. Mi è arrivato un pacchetto da una persona unica, una persona veramente gentile e solare e una persona di cuore. Questa ragazza è Ilaria, voi la conoscete sicuramente su Facebook perché è l'amministratrice e colei che ha creato il gruppo Artiste Peperite e lei in arte è Mon Petit Chéri Mentina. E anche su YouTube ho un canale e sotto qui vi metterò sia il link della pagina Facebook del suo gruppo che il suo canale. Vi invito a visitare perché è comunque molto brava, anzi, che dire, davvero brava. Ed è una persona veramente di cuore, io l'adoro e l'ho conosciuta così per caso, grazie a dei miei piccoli cabochon insignificanti fatti con la resina, proprio i miei primi esperimenti, e neanche farlo apposta è grazie allo swap che avevo organizzato Jessica. Avevo appunto postato la foto di quello che avevo donato ad Emanuela e c'erano questi cabochon e lei interessava sapere, diciamo, come erano fatti e quindi ci siamo sentite privatamente, da lì è nata la nostra amicizia. Abbiamo davvero molte cose in comune e poi vabbè, diciamo, passando i giorni l'ho conosciuta sempre di più, anzi, in verità devo ancora conoscerla meglio. Già così penso che è una ragazza d'oro, figuriamoci quando poi avrò ancora molta più confidenza e la conoscerò da molto più tempo. E niente, che dire Ili, grazie, grazie, grazie davvero. Quindi adesso vi mostro cosa mi ha veramente donato con tutto il suo cuore e cosa ha creato per me, che sono delle cose meravigliose, meravigliose. E niente, cosa dire? Avevamo deciso di scambiarci uno swap, quindi un dono che io facevo a lei e lei faceva a me, e nel mentre le mettevo i miei cabochon dentro nel pacchetto. E mi è arrivato questa mattina con pacco posta Celere 3 tutto questo ben di Dio che adesso vi mostro. Quindi sono felicissima. Perché finalmente posso mostrare una cosa che una ragazza mi ha donato con tutto il suo cuore e capisco molte di voi quando ricevono dei pacchetti come si possono sentire. Quindi adesso dai, bando alle ciance, vi faccio vedere che cosa mi ha regalato. Allora, le creazioni per ultime. Quindi questo è il suo bigliettino. Scusate se vedete il filo, ma ho l'iPhone attaccato alla batteria, alla spina. Eccolo qua. Perché sta per morire e niente, quindi le sue creazioni per ultime, perché questo è un discorso a parte, meritano. Partiamo con tutto quello che mi ha dato, quindi che mi ha donato di materiale creativo. Allora, parto dicendo che mi ha fatto un bigliettino davvero favoloso. Ili, ti ho già detto anche privatamente che anche il mio era bruttino fisicamente, cioè non è il contenuto è il contenuto quello che conta, non è la parte esteriore di un bigliettino, ma le parole scritte qui dentro per me valgono oro, quindi grazie, ti voglio bene anch'io, quindi grazie, 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 grazie. E niente, dai, passiamo a farvi vedere che cosa mi ha regalato. Molto probabilmente dividerò il video in due parti, adesso non so perché. Poi il mio iPhone ogni tanto fa i capricci, per cui. Allora, diciamo che parto dicendo che lascio sempre il suo logo in vista, così voi non vi scordate di andare a visitare il suo canale. Ok. Allora, non so da dove iniziare. Iniziamo da qua. Allora, mi ha dato due confezioni di Uclay, che è una pasta che oltretutto lei sa che io adoro e ultimamente la sto preferendo al Fimo. Quindi grazie Ili. Mi ha regalato questo copper per fare i dolcetti, che poi vi mostrerò che mi ha anche gentilmente dato, regalato. E questa pasta, che è un viola,
Voi lo vedete blu, comunque un viola, se riuscite a vedere delle sfumature di viola, non rende proprio quello che è realmente, è proprio un bel viola. E bellissimo, grazie, grazie. Poi passiamo, allora, visto che vi ho fatto vedere le paste modellabili, parto con questi, che sono? Allora, una confezione di brillantini. Che vabbè, io la luce è sempre quella che è a casa mia, per cui di giorno lavoro fino a tardi e non becco mai uno spiraglio di luce. Quindi vabbè, accontentiamoci. Allora, torniamo. Questo è un azzurro splendido, splendido, veramente unico. Farò sicuramente dei cabochon anche in resina. Bellissimi, bellissimi lì, grazie. Grazie, grazie. E poi queste microsfere rosse che oltretutto non ho mai provato. Ops, è caduto questo qua. E quindi, wow, li testerò subito. Subito. E quindi, belli, belli, belli. Quindi questi qui con le mie paste polimeriche. Trac. Poi, giusto, di paste polimeriche. Lei sul gruppo aveva postato tutti i cabochon che aveva fatto con la pasta e oltretutto me li ha anche regalati. Tra un po' ve li faccio vedere. E cosa gli è venuta questa pazza? Mi ha regalato un'intera cane che ha fatto lei, ragazze. Ma ve ne rendete conto? Questa ragazza è una ragazza d'oro, di più, è buona come il pane, è veramente si è tolta. Lei, questa cane, per le sue creazioni, per donarla a me. Cioè, adesso io non sto qua ad aprirla, però guardate la fantasia. Mi ha detto che verranno dei cabochon veramente bellissimi. E quindi io dovrò farli al più presto, Ili, e te li mostrerò. Cioè, guardate, grazie, ma io non ho parole. Sei splendida, veramente. Grazie Ili. Guardate quanto è grossa anche. Mamma mia. Grazie, non c'è parole. Poi passiamo a tutti i suoi cabochon, quello che ha creato lei con le paste polimeriche. Allora, innanzitutto questo cabochon, bellissimo. Oltretutto hai messo dei colori che io preferisco, il rosa, le tonalità di rosa, con questo azzurro sono favolose. Con tutti gli Swarovski dentro, adesso voi non le vedete, ma sono rosa, questi Swarovski che richiamano, diciamo, il disegno qua delle cane che ha messo sopra. Unico, unico. Lo incastonerò il prima possibile, un po' come tutti poi. Poi mi ha donato questi biscottini che ha creato lei e oltretutto se andate a visitare il suo canale c'è anche un tutorial su come realizzarli, quindi dovete correre subito a vederli. Poi sempre gli biscottini mi ha regalato questi qui, sono tipo dei cookie, belli, bellissimi, li vedo già come orecchini lì, spettacolari. Poi, guardate che meraviglia, ragazzi, anche questo ha fatto il tutorial, quindi dovete andare. Mi ha regalato i Duplo e le tavolette di cioccolato. Ma cioè, ma guardate che roba che sono. Perfetti, i Duplo, mi viene voglia di mangiarli. Grazie, grazie Eli, grazie. Poi passiamo a tutti i suoi cabochon, che sono bellissimi, a goccia. Rotondi di diverse misure. Queste qua hanno le cane sulle ovale, un po' più rotondo, più piccolino. Sulle le tonalità, ma cosa stavo dicendo? Mi stavo impaperando del bianco e del rosso. Belli, 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 belli. Wow. Poi questi. Questo qua, quelli neri lì sono i miei preferiti. Io non vedo subito l'ora di incastonarne uno per farmene un anello. Poi, vabbè, ovviamente li farò tutti, però io domani devo subito. Cioè, non è che c'è molto, devo subito. Quindi, questo mi farò sicuramente un ciondolo.
E questo qua, idem, questo qua è sul bianco, sul rosa, ci sono dentro delle venature sul violettino con tutti i brillantini. Cioè, ragazzi, ma che belli sono! Mamma mia, come sei brava, Idi. E poi, cioè, notate, questo cabochon con tutte queste cane sul verde. Mamma, che belle! E queste due che mi potrò fare un paio di orecchini. Che sono le sue cane a farfalla. Mamma mia. Belli, io non ci credo ancora di averle in mano. E questi sono i miei super, 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 super preferiti. Cioè, non perché gli altri non mi piacciono, è lì. Piaccio tutto, io castono tutto. E sai che amo tutto io di quello che fai te. Quindi, guardate, guardate cosa sono. Io stavo pensando di farmi un anello. Cioè, ma guardate che belli. Guardate, poi sarà che a me con il nero, il bianco, tutti così mi piacciono proprio. E questa goccia? Cos'è che non è? Mamma mia. Wow, non ci credo ancora di averli, veramente. Veramente. Poi mi ha regalato questa filigrana e questa perla rotonda. Bellissima la file, io le filigrane ultimamente poi le sto amando. Questi ciondolini qua con le tartarughine, quelli della Carpisa, bellissimi. Mi farò un ciondolino, c'è cioè un braccialettino. Grazie, bellissimi. Questi cipollottoni azzurri, belli. Questi qua mi vedo già con un paio di orecchini. Spettacolare. Poi non è finito, ragazzi. Filo di perle color marrone, tipo quelle come si chiamano? Le perle del bah, non mi ricordo, voglio dire castronerie, per cui mi ritiro. Comunque sono marroni, voi non lo riuscite a vedere e hanno tutti un sacco di brillantini, sono molto luminose. Bella, bella, bella. Poi un filo, ah no, mi si è impigliato. Vediamo se riesco. Con quelle piccoline. Oh, ok. Un filo di perle verdi, che qua non le trovo e sono veramente belle. Tutto adesso. Guardate come sta bene con questo cabochon. Mi sta venendo certe idee. E poi una serie, ma dico una serie, un filo enorme, lunghissimo, metri di queste perline piccoline che mi serviranno, che almeno mi serviranno sicuramente per incastonare, per mettere come ornamento nei miei cabochon, perché mi vanno via come non so che cosa. Ne avevo preso giusto appunto un sacchettino quando sono andata da Pietra a Roma. E ragazze, guardate qua. Quanto è lungo, cioè veramente. Cioè. Grazie, Lili, ma io non lo so cosa dirti. E poi concludo la prima parte di video mostrandovi anche questo filo stupendo. Oltretutto, Lili, io e te veramente ci leggiamo nel pensiero, perché dovevo fare una collana per me con il colore dell'estate, cioè con l'arancione, con delle perle che avevo preso. Solo che sono abbastanza grosse, poi ve le mostrerò. Tra una perla e un'altra, volevo una perla che richiamasse l'arancione e ci stesse bene. E qua non le trovavo. Ho girato dei posti, ho girato dei negozi fisici qua, niente. E guardate cosa trovo nel pacchetto. Io oltretutto non te l'ho neanche detto questa cosa qua. Sono perfette. Cioè, Ili, io ti lovo, te l'ho già detto. Quindi, ah, finiamo anche con questa. Guardate che bella. Che bella che è. Questa mi farò sicuramente un centrale di una collana. È sull'azzurro, eh. Bello, bello, bello. Wow, Willy. Questo qua non l'avevo mai usato. Le ho sempre viste, ma io qua non l'ho mai trovato. Ho trovato una volta di legno, ma era proprio bruttino. Ciao, adesso. Questa è la prima parte di video. Concludo con il suo bigliettino. Tac. Mon petit chéri. Alla seconda parte. Un bacio!